Per favore. Per favore. Durissima sedia. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Difficilissimo far mettere a sedere le persone, eh? Si alzano molto più velocemente piuttosto che sedersi. È vero, è vero. Non si sistemano. Buonasera, il quarto incontro della Voce dei Libri. Ho visto molti visi che non conoscono questo luogo. La Voce dei Libri è un ciclo di letture ad alta voce, in accordo con il Comune di Bologna e la Direzione Biblioteche della città. E il tutto, come tutte le idee, hanno avuto il sostegno di COP Alleanza 3.0. Perché voi sapete, le idee viaggiano se c'è la sostenibilità economica e la COP ha fatto una cosa meravigliosa. Questo è un luogo che tutti i mesi noi facciamo 10 incontri sulla Voce dei Libri. Questa sera abbiamo il piacere di avere un pubblico totalmente diverso, visto dai visi, che gli facciamo un grande applauso a Marco Tarozzi per Dall'Ana, Renato sono io, pubblicato da Minerva. È veramente un grande piacere parlare con Stefano Biondi e sentirete tutta la vivacità e il contenuto di questo libro. È una cosa che mi viene prima anche a dire che oltre alla Coppa Alleanza che ha pensato a tutta la struttura, per poter poi esercitare tutti i mesi gli inviti, l'ospitalità, i pranzi, le cene, abbiamo il finanziamento di Biper. Lo cito perché dicono, ma perché parli di Biper? E parlo perché è raro trovare una banca che sostiene la diffusione dei libri. E ogni volta che lo dico con convinzione, al punto che una sera un signore si è alzato e è venuto vicino e dice, ma mi dice di quanto vi danno per finanziare, non lo dico perché è una cifra iperbolica, ma però è vero, cioè senza di questo noi non potremmo realizzare questa iniziativa. Il tutto poi nasce, lo dico anche perché vedo, come dicevo prima, facce diverse, da una frase di Ezio Raimondi. Chi di voi fosse curioso di vedere molte frasi che hanno il significato della lettura, va a prendere questo piccolo librino pubblicato dal Bulino che si chiama La Voce dei Libri. E noi da questo titolo abbiamo preso l'idea di fare questo ciclo. Al punto che vi leggo una frase brevissima che ha molto significato per questo libro. Dice il grande Ezio Raimondi, un libro non è soltanto i significati che comunica. Il libro non è soltanto i significati che comunica, ma i significati che vi aggiungiamo. Questi sono garantiti, se non dalla correttezza intellettuale, dall'intensità del sentimento, dell'emozione e dell'affetto. Ecco, questo libro, nello sfogliarlo, visto che molti di voi l'hanno già comprato, ne compreranno degli altri, li farò firmare poi da Tarozzi, dà questa sensazione. Entrare in questo mondo, anche per chi come me non si occupa di calcio, ha avuto delle meravigliose scoperte, quindi è stato bravissimo. Grazie. Allora, la parola a Stefano Biondi. Vai. Signori, buonasera a tutti. No, non è acceso il microfono. È acceso? Sì. Buonasera a tutti. Allora, Marco Tarozzi è l'autore di una perla della quale parlerò tra poco. Orfeo Orlando, un attore che conoscete tutti, che leggerà dopo qualche brano del libro che vale veramente la pena di essere letto, perché a mio modesto parere
fa una cosa eccellente per lo sport, cioè quando lo sport incontra una città intera, quando lo sport, il calcio in questo frangente, entra nelle giornate di tutti i bolognesi, diventa comunità, allora è entusiasmante, quasi di più di una partita, quasi di più di un campionato, perché diventa un fatto sociale che unisce in qualche modo, è un filo conduttore per tutta la città. Faccio due esempi molto semplici per spiegare questo concetto. La malattia di Mihajlovic ha commosso tutta Bologna e probabilmente anche chi non sa che cosa abbia fatto in campo domenica scorsa il Bologna. Ma il fatto di fremere tutti insieme per la stessa persona, per quella malattia, ha reso in qualche modo, usiamo le virgolette perché si tratta di una malattia, però ha reso quasi magico quel momento. Così come tutti, al di là dell'ultima sconfitta del Bologna, domenica scorsa abbiamo ritrovato il sorriso perché abbiamo avuto in Patrick Zaki, liberato finalmente dopo 22 mesi di prigionia in Egitto, lo sapete tutti, uno studente bolognese, la prima cosa che ha detto è stata Forza Bologna. Che cosa c'è dietro quel Forza Bologna? C'è il piacere per lui di tornare alla vita attraverso il pallone. Se il pallone riesce a diventare questo cordone ombelicale che unisce la città ai suoi cittadini, è una grande magia, è la cosa, è per questo che è il gioco più bello del mondo. Ora, che cosa ha fatto Marco Tarozzi con la sua ricerca storica, che lo colloca esattamente sullo stesso livello dei grandi storici dello sport bolognese? Cito Civolani e cito Matteo Marani, perché ha ricostruito in modo esemplare la storia di Weiss, e cito anche Carlo Felice Chiesa, che ha ricostruito una biografia bellissima di Angiolino Schiavi. Il tutto a cura di Roberto Mugavero, che è qua e che per fortuna riesce con questa collana a ricostruire questa duplice storia, che non è solo la storia del calcio, ma è la storia anche di Bologna. E quindi Dallara. Dallara è il capostipite di questi piccoli aneddoti che io ho raccontato. È il primo uomo che riesce, venendo da Reggio Emilia e occupando un intero quartiere di Bologna, che è quello dietro la stazione, fra via Boldrini, via Mendola, questa zona, a coagulare una squadra intera all'intorno, a fare di tutti questi giocatori che hanno vinto, ricordiamolo, 5 scudetti, e ne fa una grande famiglia. Viene coinvolta in questa famiglia, viene coinvolto il sindaco Dozza, che era una grande autorità, un uomo illuminato, un uomo che stava modernizzando Bologna, ma che alla sera andava da Pedretti a giocare a Briscole 3-7 con Renato Dallara. E la capacità che ha avuto Marco di riumanizzare Dallara e di farne cittadino bolognese dopo essere nato a Reggio Emilia è molto bella, perché riporta alla luce, con tutti i dettagli più divertenti, più significativi, il valore che questa epopea di Dallara, che ricordiamo è sopravvissuta dopo la guerra e i bombardamenti dopo l'8 settembre, riguardarono soprattutto a Bologna la zona della stazione, e fummo bombardati, ai noi, sia dai tedeschi che dagli alleati, perché la stazione era l'obiettivo più sensibile. E Dallara si ritrovò nel dopoguerra con la sua industria quasi rasa al suolo, e lo rimproveravano perché non riusciva a vincere lo scudetto. Doveva prima di tutto occuparsi di 250 dipendenti, della sua famiglia, dei suoi giocatori. C'è qua Rino Rado, grande superstite di quella era che ormai possiamo chiamare epopea, e anche lui racconta nel libro di Marco che è stato accolto come un figlio, cioè quella era una grande famiglia. Il segreto dello sport è conservare questo senso della comunità. E Marco ci è riuscito. Marco ha tolto a Dallara tutto quello che di superfluo c'era, di caricaturale. Perché? Perché poi la cronaca consegna le cose dell'uomo un pochino
non acculturato, ma che aveva una grande capacità di assorbire attraverso la scuola della vita. E quindi io, prima di dare la parola a Marco, intanto gli faccio i complimenti perché il libro appunto dà a Dallara quello che di Dallara deve essere, e soprattutto gli vorrei partire da questo: tolta la famiglia, la dynasty Agnelli, tolto Angelo Moratti, e il figlio, e tolto Berlusconi, io credo sinceramente che non ci sia mai stato nella storia del calcio italiano un presidente italiano più forte. Ora noi guardiamo Percassi a Bergamo, possiamo paragonare la forza economica di questo imprenditore con quella di Dallara, e sappiamo che forse, gli auguriamo, vincerà uno scudetto. Dallara, ricordiamo, in questo modo, puntando sui giovani, tenendo i conti in ordine, ne ha 25. Condividi, Marco, che sia stato fra gli italiani il migliore? Sì, secondo me è così, e il capolavoro è stato proprio il quinto scudetto, quello che lui non ha potuto vedere e per il quale è morto, perché lui amava il suo Bologna, amava questi ragazzi come dei figli, anche se, come diceva Stefano, guardava molto i bilanci, quindi stava attento a non esagerare, eccetera. Però è andato a Milano quel giorno, l'ultimo giorno della sua vita, perché doveva andarsi a difendere il Bologna. Quindi lui veramente è morto per quello scudetto. Ma perché dico che è stato il capolavoro? Perché i primi quattro sono scudetti di un Bologna che comunque è il Bologna che tremare il mondo fa, era uno squadrone. Il quinto è uno scudetto costruito nel tempo, partendo, come ha detto Stefano, da una distruzione, perché Dallara rimane in quel triangolo che diceva Stefano, cioè Boldrini e Amendola, Boldrini, Pietramellara, rimane per esempio senza più l'albergo, senza più la ditta di cosmetici, non le riapre più, va avanti solo con la maglieria, e si ritrova da metà degli anni 50 in poi, insomma fino a quando vince lo scudetto, si ritrova a battersi con un petroliere, con la famiglia Agnelli, con il Milan che era molto più potente di lui. Quindi cosa fa? Fa qualcosa di una intelligenza, secondo me, incredibile, che va oltre, come ha detto Stefano, io ho cercato di non spingere l'acceleratore sui motti latini, su quelle cose lì, su cui ho anche una mia idea, che non è esattamente quella di uno che gli dice, strafalcioni, non sapendo che gli sta dicendo, ma questa è una mia impressione. E cosa fa lui? Due cose importanti. Una, per esempio, lui era, come tanti di voi sapranno, innamorato di Gipoviani come allenatore, però capisce che se vuole arrivare a vincere lo scudetto gli serve Bernardini, e Bernardini lui non lo amava, non si amano, si punzecchiavano a mezzo stampa tutti i giorni, non hanno mai, cioè Dallara andava a giocare con Dozza a carte, ma con Bernardini non c'è mai andato. Però ha avuto la pazienza, quando Bernardini arriva e gli dice ci vogliono 3 anni, e lui ha la pazienza di aspettare quei 3 anni, e Bernardini gli consegna lo scudetto. L'altra cosa, secondo me, che ha accennato anche Stefano, l'altra cosa, il capolavoro di Dallara, è che in quel momento, con una piazza che lo contestava anche, ci sono le testimonianze di due figli d'arte, di grandi tifosi, dei due grandi tifosi del Bologna, di Barile, Andrea è qui con noi, e di Antonio Villani, figlio di Gino. Gino Villani gli dava addosso a Dallara, a mezzo stampa, con delle lettere chilometriche che in parte scriveva lui, in parte gli scrivevano, ma insomma c'era contestazione. E lui chi portava? Portava Tumbus, portava Pavinato, la gente diceva ma chi sono? Perché li portava giovani, portava dei ragazzi, e è riuscito, attraverso lo stesso Fogli, aveva già, cioè lui ha fatto un anno al Torino giocando abbastanza, ma era rimasto al Torino per una stagione, ma Dallara l'aveva già preso, e l'aveva preso prima di quell'anno
Quindi lui ha avuto la capacità, grazie anche a chi collaborava con lui, di andare a scegliere dei giovani che avevano fame di vittoria, di fame di successo, di arrivare in alto, e poi di metterli insieme, di fare una squadra con tutti, cioè poi alla fine dentro la squadra c'erano delle incrinature, ma Bernardini era bravo a tenerli tutti uniti, e quindi questi ragazzi arrivati un po' in sordina, arrivati anche spesso con dei mugugni dei tifosi, poi gli hanno portato quello scudetto che è stato forse non, cioè il più, intanto è l'ultimo che noi ci ricordiamo, però è il più difficile perché si batteva contro, era proprio Davide contro Golia. Allora, la famiglia, il senso della famiglia, diceva giustamente prima, parlavamo con Rino Radu, diceva è difficile adesso fare famiglia e quindi costruire questo senso di appartenenza della squadra a tutta la città con i giovani stranieri. E questo è vero, però Dall'Ara, che non aveva questo problema, comunque non è che vivesse in un calcio molto semplice, era un calcio già pieno di veleni, tant'è vero che si sospetta che uno dei più grandi amici di Dall'Ara e il suo allenatore prediletto, cioè Gippo Viani, sia poi stato quello che aveva inquinato le provette nel famoso anno del doping e poi dello spareggio e infine dello scudetto. Quindi bisognava essere molto bravi, molto abili a muoversi. Dall'Ara, ripetiamo, non era un uomo istruito, ma era uno di quegli uomini, come ce ne sono stati tantissimi a inizio secolo, senza istruzione e con il grande bernoccolo per gli affari. E soprattutto era al contrario, perché noi abbiamo in mente le lunghe sedute di attesa che i calciatori del Bologna facevano per rinnovare il contratto, soprattutto quelle di Perani. In realtà Dall'Ara era un uomo generosissimo. È un uomo che è venuto via da Reggio Emilia e appena è stato in grado di farlo, è riuscito nella gestione e nella cessione di un enorme potere che aveva dato da mangiare a tutta la famiglia e che la mamma aveva gestito, per venire a Bologna. Pensate che cosa ha fatto. Adesso tutti voi conoscerete la Woolrich e sapete che il giaccone della Woolrich è nato a Bologna e poi è partito per fare il giro del mondo. La fortuna di Dall'Ara non è, come è stato detto mille volte, solo nella maglieria. La fortuna di Dall'Ara fu nel capire che il giaccone che indossava Nobile, cioè il grande viaggiatore, no, attraverso i ghiacci, col dirigibile famoso e la sua tenda rossa, e quel giaccone lì Dall'Ara capì che sarebbe stato un pezzo di abbigliamento molto interessante, esattamente come fu il primo giaccone Woolrich che teneva un grande caldo e che quindi quasi tutti i bolognesi, quasi tutti noi comperammo appunto per andare allo stadio e per stare al freddo. Era molto bravo, era molto attento alla gestione, sapeva che una società di provincia, chiamiamola, non una metropoli comunque, non una provincia del calcio, ma non una grande metropoli, doveva necessariamente tenere i conti in ordine. E lui diceva: io prima di tutto devo tenere in ordine i conti della mia azienda e delle mie 250 operaie. Da qui il divertimento, c'è anche un aspetto molto divertente, perché in questi enormi condomini che erano di proprietà appunto del nostro presidentissimo, lavoravano 250 donne, ma alloggiavano i calciatori, gli allenatori, i preparatori tecnici, e quindi diciamo il luogo era un po' triste, soprattutto dopo la guerra, potete immaginarvi, molte macerie, però erano tutti molto contenti, vero Marco, di andare a viverci, perché insomma non era mica facile trovare 250 ragazze tutte insieme lì. Rino Radu mi ha raccontato che uomini erano 5, mi pare, 5 o 6, quindi il resto erano tutte ragazze. Qual è, Marco, secondo te il colpo? Io ho una mia idea che poi chiama in causa anche Orfeo, perché ha preparato il brano. Per me il colpo migliore, a parte il tocco di rifinitura, l'ultimo del 64, l'acquisto appunto del portiere
William Negri, però secondo me il grande colpo che fa Dallara è per vincere lo scudetto, parlo, è con Romano Fogli. Romano Fogli era un ragazzino che giocava nel Torino, già nel mirino di tutti i grandi club, e Dallara prende, faceva continui viaggi in macchina, poveretto, ha rischiato anche di morire un paio di volte negli incidenti d'auto, ma come tutti gli uomini di calcio doveva correre avanti e indietro ed ebbe questa intuizione e andò a prendere Romano Fogli. Non è un caso che io citi Romano Fogli, che è stato il migliore in campo nella partita dello scudetto del 1964. Però è vero, e tra l'altro lui faceva così: quando gli interessava un giocatore ci andava personalmente. Torno a Rino, perché Rino aveva 16 anni, se non sbaglio, quando 16. 18, quando di più? 18. 18 anni, vabbè. Però insomma, comunque erano altri tempi e la famiglia, comunque nel libro è scritto giusto, adesso mi veniva in mente 16, la famiglia era un po' titubante, quindi Dallara va lì personalmente, dice: ci penso io a questo ragazzo, state tranquilli. Quando Rino arriva a Bologna, lui la mattina lavorava come impiegato nella maglieria di Dallara. Fogli, lui va a Torino a parlare con una commissione, non c'era il presidente in quel momento, Torino era un po' in difficoltà, e va a dire: mi interessa il vostro portiere. Ma lui era andato là per Fogli, quindi sta lì a parlare un mezzo pomeriggio del portiere, certo. Poi quando li ha stremati dice: però Fogli mi interessa. Era un abilissimo uomo di mercato, Renato Dallara. Tra l'altro, non si costruiscono 5 squadre da scudetto per caso. Tra l'altro, uno dei padri del calciomercato, quindi è uno dei, forse l'inventore, perché questo fatto appunto di andare, di contrattare, lui andò a prendere in macchina Haller per essere sicuro, e si teneva il contratto in tasca, e dopo un grave incidente d'auto l'unica preoccupazione era di non aver perso il contratto che aveva firmato, che aveva in tasca di Haller. Dicevo: Dio, dove è finito, non si era reso conto di avere ridotto una macchina dalla quale era un miracolo essere usciti vivi. Comunque, siccome abbiamo parlato di Fogli, e Fogli purtroppo è stato l'ultimo degli 11 grandi cavalieri del 64 a lasciarci, Orfeo ha preparato una lettura che tratta ovviamente da Renato Sono Io, che è secondo me molto bella, perché credo che sia la più esplicativa del rapporto che si creava fra i giocatori, il loro presidente e la loro città. Non posso dimenticare il giorno in cui arrivò la notizia che se n'era andato lassù a Milano. Eravamo in ritiro, finalmente avremmo potuto giocarci lo spareggio dopo tutto quello che era successo. L'affare doping mi aveva scosso parecchio. Ricordo che rilasciai un'intervista affermando che non avrei mai più giocato se questo era l'ambiente che si era creato intorno al mondo del calcio. Ci stavamo allenando a Tor di Quinto. Bernardini fermò tutto e in lacrime ci dette la notizia. Calò un clima di disperazione. Nessuno riusciva più a dire una parola. Ci sentimmo svuotati, perduti. Ma fu un momento. La sera stessa, mentre cenavamo in una situazione surreale, senza voglia di aprire bocca, avevamo tutti ben chiaro quello che bisognava fare per onorare la sua memoria. Dovevamo battere l'Inter e sapevamo che lo avremmo fatto. Credo che quella domenica all'Olimpico chiunque ci avesse incontrato avrebbe perso quella partita, anche la squadra delle stelle, perché noi eravamo la squadra che gioca come si gioca in paradiso. E lassù adesso c'era Renato Dallara in tribuna ad aspettare che gli regalassimo quello scudetto.
C'è una fotografia in coda al volume, c'è una raccolta di fotografie, la maggior parte, penso Roberto Mugavero ce lo confermerà, sono dell'archivio Brevelieri che la moglie gestisce da tanti anni e che ha dato in... Sono tutte di Walter Brevelieri, sono una più bella dell'altra. Ce n'è una del matrimonio di Romano Fogli con sua moglie e devo dire è una delizia. C'è Dallara che gli fa, mi pare Dallara che gli fa da testimone, tra l'altro ecco il presidente insomma che fa da testimone di nozze ai loro giocatori, è già una rarità. E c'è questa ragazza bellissima che si vede un po' di sfuggita, ma a me è parsa molto simile, mi pare la sorella di Audrey Hepburn, la moglie di Fogli. Poi c'è il capitolo Marco, che ti riguarda e ci riguarda in prima persona, di Dallara con i giornalisti. E qui devo citare Giulio Cesare Turrini, che posso dire è stato uno dei miei più affettuosi maestri. Purtroppo se vedesse i risultati del suo allievo non sarebbe così contento, però insomma lo è stato molto tenero. Dallara era molto, Giulio Cesare Turrini era molto amico, tutti quelli che hanno frequentato la Virtus in questi anni non possono non aver conosciuto Giulio Cesare Turrini che era di casa, e, oltre che un fuoriclasse intendiamoci. Ed era molto amico di Dallara. Un giorno nell'ufficio di Dallara erano lì a battibeccare su un articolo che Giulio Cesare Turrini aveva scritto e che a Dallara al solito non era piaciuto, e allora Dallara dice a Turrini: voi del quinto potere siete così, siete insopportabili. Allora Giulio Cesare allarga le braccia e dice: presidente, non il quinto, il quarto. Non faccia troppo il modesto lei, Questo per dire che Dallara appunto non c'era dietro questa cultura accademica, no? Non c'era la laurea, non c'erano gli studi approfonditi, c'era la scuola della vita e un senso dell'ironia e è una capacità di sistemare le cose con pochissime parole, spesso solo con una battuta. Adesso do la palla a Marco, perché Marco ci racconta una delle liti più belle, peraltro il collega Quercioli l'ha ricostruita con dovizia di particolari, non so se c'è, spero che ci sia, anche se la sua età magari è un po' avanzata, però Roberto Quercioli è stato uno dei più grandi raccoglitori di frammenti di storia, e lo è tuttora, di storia del Bologna. E una lite furibonda per una questione di biglietti e di tribuna d'onore che si è, devo dire, poi con tante gestioni negli anni ripetute, perché l'invidia, no, del palco d'onore suscita parecchie polemiche allo stadio. C'è chi: ah, perché c'è quello e non ci sono io. E do la palla a Marco, perché questo con Dozza è uno dei capitoli più divertenti. Siamo nei primi anni 50. Sì. Tra l'altro mi dai l'occasione di dire che il libro, sì, è firmato da me, l'ho scritto tutto io, però ci sono due capitoli che sono scritti di loro pugno da due colleghi a cui ho chiesto un contributo, e uno è Giuseppe, che è il nostro decano. A 93 anni, quando l'ho incontrato qui davanti all'ambasciatore, che mi ha portato, era tanto che non lo vedevo, dico: ma tu vai già per gli 84-85, perché era tutto... Dice: no, ne ho 93, dico: beh, firmo io, firmo, hai vinto tu. E l'altro è Adalberto Bortolotti. Tu, se tu fai un libro e chiedi un contributo ad Alberto Bortolotti, cosa fai? Lo fai parlare in prima persona? Lo faccio fare a lui? Io ho avuto tanti direttori quanti primi ministri d'Italia negli ultimi 50 anni, però il primo direttore non si scorda mai, come il primo amore è stato Adalberto Bortolotti. Vai pure. Ad Alberto, tra l'altro, esco un po', ma dopo arrivo al discorso di Dostra, perché è molto bello, ma anche quello che ha raccontato ad Alberto, a lui ho fatto raccontare un po' i rapporti di Dallara con la stampa, e ovviamente è venuto fuori la figura del mio amatissimo Civ,
che lui chiamava Cevolani, ma volutamente, non perché lui diceva, senta mo Cevolani, e allora Ciro diceva, io mi chiamo Cevolani, ma sì, cosa ho detto? Cevolani, l'ho detto adesso, cioè, e quindi ci fu questa storia bellissima, che questa è un po' più famosa, di Ciro che quando gli altri, cioè Dallara andava col Bologna, il Bologna andava in trasferta in Europa e c'era Turini, erano due giornali, insomma Stadio e il Carlino, avevano l'inviato e lui andò, chiese di potersi parlare e andò e Dallara lo ricevette, lo ascoltò e Cevolani disse qua bisogna che noi siamo insomma, trattati tutti allo stesso modo e allora Dallara gli disse ha ragione, dalla prossima partita sarete tutti trattati allo stesso modo e tolse a Turini che dopo per qualche mese con Cif non si parlarono molto volentieri e invece quella di, che mi ha raccontato, che mi ha scritto Giuseppe è bellissima perché come dicevamo prima Dozza e Dallara erano, Dozza ha ricostruito Bologna dalle basi, proprio ha ricostruito una città, Dallara l'ha ricostruita dal punto di vista sportivo, l'ha riportata alla gloria ed erano, si trovavano bene insieme, era un po' una storia guareschiana, insomma si trovavano al Pedretti, andavano a giocare a carte, però appena potevano, appena uno dei due poteva fregare, dare un colpetto a quell'altro glielo dava. Peppone Don Camillo, infatti guareschiani in questo senso. Cosa succede? Che del 52, prima di una partita ci sono due liste di inviti, cioè quelle per i biglietti che accedono alla tribuna d'onore gratuitamente. Una l'ha fatta il Comune e una l'ha fatta il Bologna. Siccome non si trovavano d'accordo, Dozza chiama il capo dei vigili della polizia locale, ma allora erano i vigili urbani, il comandante, con alcuni suoi uomini e gli chiude la tribuna d'onore, cioè gli ospiti potevano entrare, Dallara girava giù nei corridoi perché non poteva andare in tribuna e quindi fece questa cosa che poi si temette che sarebbe durata, insomma, perché non si mettevano d'accordo e fu coinvolto in prima persona il presidente della FIGC che conosceva tutti e due e disse scusate ma guardava queste due liste e dice intanto ci sono 140 posti, perché c'erano 140 posti allo stadio, dice voi, cioè 70 nomi sono uguali, infatti litigavano e alla fine li mise d'accordo e Dozza riaprì e tornarono a giocare al Pedretti. Sì, c'era questo eterno conflitto che è esistito anche negli ultimi decenni, no? Sul fatto che lo stadio è di appartenenza del comune però è gestito e ha nel suo affittuario il Bologna Calcio, quindi il Bologna Calcio vive dentro lo stadio esattamente come un inquilino dentro l'appartamento in affitto, cioè considerandolo praticamente suo, e però ogni tanto arrivava appunto questo problema. Dallara ha vinto 5 scudetti, sappiamo che quello del 64 è il più difficile, sappiamo che il 37 è stato l'anno trionfale del Bologna, ma in molti dimenticano che Dallara ha subito anche violente contestazioni negli anni 50, perché negli anni 50, appunto dopo la guerra e dopo che Dallara attraverso la distruzione dell'albergo, dei negozi, aveva perso parte della sua forza economica, non riusciva a costruire squadre all'altezza delle aspettative dei bolognesi. E si è salvato anche un paio di volte all'ultima giornata o alla penultima giornata e da lì grandi contestazioni. Come ha fatto Marco Dallara a ribaltare e ad assorbire le contestazioni, insomma a ritornare nei cuori dei bolognesi? Perché appunto anche lo stesso Gino Villani, l'uomo che ricordate apriva tutte le partite del Bologna, no? Dalla prima fila dei distinti onorevole Giacomino eccetera eccetera, i tifosi lo contestavano. Come ha fatto Marco Dallara a far girare di nuovo la ruota e a far tornare grande il Bologna come quello che faceva tremare il mondo? Beh, ricostruendo come dicevamo un po' alla volta, un pezzo alla volta,
il Bologna andando a cercare giocatori che gli altri o non cercavano o ci arrivavano dopo, e li aveva già presi lui. L'esempio di Fogli è uno, ma lo stesso Nielsen, quando altri si accorsero che Nielsen insomma poteva essere un giocatore interessante, era già opzionato dal Bologna. Haller lo andò a prendere ed ebbe due incidenti, alla fine è venuto fuori che gli incidenti sono stati due, uno di ritorno col contratto e uno mentre stavano andando in là che Dallara lasciò quelli che erano in macchina con lui, disse non si sa bene se prese, insomma, fece una sorta di autostop, fermò, cioè, perché doveva andare a vedere giocare Haller, e gli altri arrivarono dopo, ma lui, Renato era già andato là perché doveva vedere Haller. Quindi ricostruendo con una grande pazienza e soprattutto con una grande passione, che è poi la passione che si è portato fino alla fine. Cioè lui credeva, voleva veramente che il Bologna tornasse in alto, tornasse ai vertici. E perché dico questa storia? L'ho raccontato un po' come, ho cercato di raccontarla come un romanzo, per questo si chiama Renato sono io, perché le cose che ci sono scritte sono vere, ma è lui che le racconta con dei flashback, insomma mi sono inventato che lui è in un punto e sta pensando al suo passato, anche per andare a riscoprire le parti di Dallara che non erano più conosciute, perché io quando ho cominciato a leggere di Dallara leggevo nel 34 prende il Bologna, e io la domanda che mi sono sempre fatta è: prima chi era Dallara? Allora ho cercato, grazie alla famiglia Dallara che mi ha aperto le sue porte, di trovare chi era prima Dallara, perché era un imprenditore, aveva questo bernocolo dell'imprenditoria, cioè che l'aveva da ragazzino, perché certe cose sono state tramandate con un'aneddotica tutto sommato sbagliata, cioè se ci pensate ci sono storie che dicono Dallara era povero, famiglia povera, non aveva potuto studiare. Non è vero, famiglia di proprietari terrieri, e non aveva voluto studiare perché i suoi sette fratelli hanno tutti regolarmente studiato, ma lui, tornato dalla prima guerra mondiale, si mette a fare affari, come succedeva, hai detto tu, spesso in quel periodo. Quindi c'è questo, c'è capacità di ricostruire con grande pazienza, ma con un obiettivo in testa, riportare il Bologna lassù, e con una passione che, come ho detto prima, poi gli è costata la vita, perché lui quando ha visto che doveva assolutamente, quello era stato un anno terribile per lui, quello dello scudetto, la botta del doping su un cuore malato, c'è un pezzo di Vittorio Pozzo che ho riportato, che ricorda la settimana prima, la domenica prima, certo. che viene, viene travisato un annuncio dell'altoparlante per cui si pensa che il Bologna sia... È divertente, pensate all'errore delle palline della UEFA di ieri. Beh, un equivoco molto più molto meno tecnologico, molto più verosimile di quanto è accaduto ieri, che non ha ancora una spiegazione definitiva. È la partita precedente a quella allo spareggio, viene annunciato il risultato finale, chi ha qualche anno si ricorda che alla fine delle partite il megafono del Dallara diceva il risultato, gracchiava, delle partite, ma la metà gracchiando non erano chiare. Allora il megafono dice Bologna allo spareggio, il pubblico capisce l'Inter ha pareggiato, cioè capisce pareggio dell'Inter, e in automatico pensa abbiamo vinto lo scudetto, quindi al Dallara c'è una festa assolutamente inutile, prematura, e lui era tornato prima, in quell'occasione prima, in tribuna, quindi tutti intorno. E adesso però vi devo interrompere un attimo, perché per celebrare il ricordo del settimo e ultimo scudetto del Bologna, io non so sinceramente dove arrivi, me l'ha detto Gianni Schicchi, che è stata preparata una torta che celebra questo. Thank you.
diciamo, come vi chiamate? Ho detto che sono tre. I fratelli Asta di Via Battindarno, tre generazioni di tifosi abbonati, già probabilmente il primo ha vinto la Coppa delle che hanno fatto un grande lavoro durante il lockdown stretto, mettendo a disposizione degli operatori sanitari del maggiore, insomma, hanno fatto la colazione, sono stati bravissimi. Siamo entrati nel capitolo più doloroso e più drammatico della storia di Renato Dallara e probabilmente anche uno dei più drammatici della storia di tutto il Bologna, del presidente che viene insediato perché prima è considerato commissario e poi dopo solo dal 7 giugno di qualche anno dopo diventa presidente effettivo e purtroppo al 7 giugno del 64 non ci arriva. Allora, perché Dallara, che appunto aveva già subito uno scossone, perché dopo questo annuncio fasullo, chiamiamolo, del megafono dello stadio, Dallara aveva avuto, diciamo, un mancamento ed era stato portato via a braccia e da quel giorno lì poteva uscire di casa solo con il suo medico personale che gli faceva proprio da, si può dire, da bodyguard e combatteva contro lo strapotere delle grandi città, in questo caso di Milano, in questo caso specifico del petroliere Moratti, che poteva garantire ai suoi giocatori per lo spareggio di Roma cifre che invece Dallara non poteva permettersi, e allora Dallara voleva che la partita si giocasse con le stesse identiche motivazioni, perché sapeva che i giocatori un po' nello spogliatoio brontolavano, cioè, oh, ma noi vinciamo, però quelli là guadagnano il doppio di noi, insomma sapeva che esisteva il problema del denaro. Ecco, e allora Dallara vive purtroppo gli ultimi attimi della sua vita nel tentativo di dare al calcio una giustizia che il calcio tuttora non ha. Oggi ci sono i premi, oggi non sono più rilevanti i premi partita, sono rilevanti i diritti televisivi e sappiamo che ci vorrebbe un Dallara che rappresentasse tutte le società, non quelle grandi, per andare a chiedere un'equa ripartizione di questi diritti televisivi. Cioè, sono passati 60 anni, ma le battaglie che i dirigenti devono fare o che dovrebbero fare, perché non tutti le fanno, sono sempre le stesse. Allora adesso credo che Orfeo ci legga la parte più drammatica di questo, la pagina forse più drammatica di questo libro, quando Dallara un po', diciamo, esce dalla scena e capisce di essere ormai su una strada sconosciuta. Sono sempre stato uno a cui piace creare. Ho fatto l'imprenditore con queste idee in testa. Non rinunciare ai sogni e provare a metterli in pratica con intelligenza, senza volare troppo alto, mantenendo i piedi per terra. Per me costruire qualcosa nella vita è questo: fantasia, creatività e testa sulle spalle. Così ho cercato di fare col Bologna e questi ragazzi sono diventati una nuova famiglia e questi colori hanno riempito la mia vita. Ha un bel da dire il dottor Pinetti. Io qui a Milano dovevo esserci, anche se gli ultimi mesi li ho passati quasi tutti confinato in casa, anche se tutti dicono che le emozioni di domenica scorsa, quando allo stadio è arrivata la notizia che l'Inter aveva pareggiato ed eravamo di nuovo campioni d'Italia e in pochi minuti quella gioia si è trasformata in delusione, ecco, quelle emozioni avrei dovuto evitarle. Tra 4 giorni ci sarà lo spareggio all'Olimpico. Tra 4 giorni proveremo a riprenderci tutto quello che hanno cercato di toglierci in questa annata durissima. Tra 4 giorni provo a godermela anch'io, che aspetto questo momento da 23 anni oramai e tengo le redini del Bologna da 30. Tra 4 giorni sarà il momento più importante e io non potevo restare a casa proprio oggi.
E infatti sono qui. Anche se in questa estate si suda maledettamente, anche se comincia a girarmi la testa e sento la fatica dentro il petto, anche se quasi non riesco più a capire quello che sta dicendo Perlasca. Le parole mi volano intorno come i ricordi. È incredibile come a volte bastino pochi secondi per far scorrere dentro al cervello una vita intera. Ho 72 anni, ma in questo momento è tutta qui davanti, dai giorni del podere Stracchina fino a un attimo fa. Tutta la mia vita adesso. E dentro al petto questa sensazione opprimente. Un respiro profondo, adesso passa. Ho bisogno di slacciarmi sta cravatta. Ho bisogno di respirare e poi mi gira la testa. E adesso comincia a girarmi intorno anche la stanza. Vedo tutto appannato, confuso. Moratti che continua a parlare, Perlasca che guarda lui, ogni tanto guarda me, ma adesso non capisco più. Vedo facce sovrapposte, vedo il dottore, ma il dottore è di là. Vedo l'anella, ma non è in centro a far compere l'anella. Vedo Bernardini che non viene mai a trovarmi, e Bulgarelli che non vuole andare all'università, e Perani che si alza innervosito e dice che lui il contratto non lo rinnova. Sempre lui, solo lui. E vedo il mio Haller, che a momenti ci lasciavo le penne per averlo con noi. Vedo i tifosi che contestano, ma poi adesso si zittiscono e sorridono, perché è tornato dall'Ara, è tornato il presidente. Aveva promesso che avrebbe portato il Bologna in alto ed eccolo qua. Dall'Ara è sempre stato uno di parola. Vedo il prato dell'Olimpico, ma è impossibile, sto sognando. La partita è domenica e oggi, che giorno è oggi? Mercoledì? Ma io non sento più parlare nessuno, vedo le ombre e non sento le voci. Cosa succede? Ma sì, quello è l'Olimpico, forse sto sognando, questo è il mio sogno. Ci sono i miei ragazzi in mezzo al campo, stanno facendo festa, io li vedo. È solo mercoledì, eppure io li vedo. Questo è il mio sogno, ma mi sembra vero, mi sembra di poterlo toccare. Poi, all'improvviso, è tutto vattato. Mi sento soffocare. Ma dov'è il dottore? Non riesco nemmeno a chiamarlo, non riesco più a parlare. Fa freddo, sento un gran freddo e è impossibile. Faceva un caldo bestiale fino a poco fa. E poi tutto questo silenzio. E la luce. Chi ha spento la luce? C'è il mio sogno qui davanti. Ma adesso è diventato tutto buio. Questo è purtroppo l'atto finale di Dall'Ara. Dall'Ara lascia, adesso lo chiederò, ne parlerà Marco, abbiamo un discendente di questa famiglia. Renato e la signora Nella non ebbero figli. Il fatto di non aver avuto figli li ha resi così tutto sommato teneri verso tutti i loro dipendenti e verso tutti i loro giocatori, ma non solo, verso i parenti, i fratelli, tutti i nipoti. La casa, avevano due abitazioni, una in via Rizzoli e l'altra in via degli Scalini. Tra l'altro credo che la villa di via degli Scalini, Marco, dove abitava Dall'Ara e dove la signora è stata per qualche tempo anche dopo con il cane finalmente addestrato, perché sennò faceva dei danni, e era stata la villa di Arturo Gazzoni, e
che scende, anche lui aveva doppia residenza, come Dallara, via Rizzoli e via degli Scalini. Comunque questa famiglia, credo che sia stato bravissimo Renato a tenerla tutta insieme e a sistemarla. Raccontaci anche l'abilità del Dallara capostipite. Sì, lui aveva in particolare i due nipoti prediletti, erano Ferruccio e Augusto, che erano due figli per lui, quindi lavoravano in azienda con lui, e io, grazie ai figli di Ferruccio e Augusto, che sono Riccarda e Stefano, Patrizia e Roberto, sono riuscito a entrare un po' in questi meccanismi. Tra l'altro loro mi hanno raccontato aneddoti bellissimi. Tu hai detto Gazzoni veniva giù dalla villa di via degli Scalini e Roberto in carrozza, invece Roberto mi ha raccontato che Dallara amava moltissimo le belle macchine, berline, però aveva autisti di solito, spesso gli stessi Ferruccio e Augusto lo accompagnavano nei suoi viaggi. E Roberto mi ha raccontato di quando, una delle ultime volte che è sceso lui direttamente con la macchina per andare in via Boldrini, praticamente ha fatto tutta la discesa in prima e in seconda, e quindi quando è arrivato in via Boldrini aveva fuso il motore e lui l'ha lasciato lì un po' incassato e se n'è andato in ufficio lasciando la macchina. Allora non era come adesso il traffico, però insomma. Allora, a me invece è piaciuto molto questo aneddoto, trovo che sia molto tenero. Uno dei motivi per cui il cuore di Dallara traballava parecchio era il diabete, e quindi gli era ovviamente vietatissimo mangiare dolci, però la sua cappatina da Lambertini era quotidiana, finché appunto non gli era stata proibita, perché doveva avere per forza di fianco il medico che gli avrebbe impedito di scendere. Allora lui che cosa faceva? Con una delle nipotine, che non mi ricordo più, con Patrizia e con Roberto, li andava a prendere a scuola. Allora lui andava a prendere a scuola i nipoti, mandava la nipote come se le stesse facendo un regalo, no? In pasticceria a comprare il sacchettino delle prelibatezze. Poi dopo lo sequestrava. Sì, lo divideva. E diceva, no, a te tutta questa roba qui fa male, bambina mia, non la puoi mangiare. Lo dividevano in tre. E quindi diceva, facciamo un po' per uno. E quello era il suo sistema. E poi un'altra cosa era l'anella, che in via Rizzoli, sempre raccontato da Roberto questo, trovava le federe dei cuscini spesso sporchissime, perché lui nascondeva i cioccolatini sotto. Poi si scioglievano, come succede. Che sono cose che fanno i bambini, quindi sì, anche che una si bella. Lasciano nelle tasche dei pantaloni, no, della giacca al sole, e poi si scioglie. Lui li mette, appena arrivava la moglie si affacciava la moglie in camera da letto, cacciava il cioccolatino sotto al cuscino perché la moglie non vedesse. Poi dopo si addormentava e alla mattina il cuscino tutto schiacciato e colava la cioccolata sulle lenzuola. Vabbè, insomma, sono. Sì, lui era questo, e credo, cioè spero di avere anche grazie a loro tirato fuori un aspetto di Dallara che si era un po' perso. Lui era veramente una persona di grande umanità, anche con i suoi giocatori, con Rino Rado, me lo ha confermato, Romanino Fogli, che ha voluto assolutamente, e ringrazio anche Mirko, perché in quei giorni Romano non stava bene, quindi non lo chiamavo direttamente perché sapevo che non stava bene, quindi Mirko mi ha fatto, mi ricordo, da tramite, e una domenica mattina ero al parco, mi ha chiamato e ha detto ci sei per chiamare Romano, che oggi sta un po' meglio. Allora, ho chiamato Romano e lui si è aperto, ha raccontato del suo matrimonio, che è una roba hollywoodiana diventò, grazie anche a Dallara, perché certo, c'era tutto il paese, c'era gente da fuori, e Dallara e la moglie andarono a fare i testimoni di nozze, quindi cose veramente d'altri tempi, ma cose di grande umanità. Bene, torno per, direi ormai se siamo in fase di conclusione, quando vedo Montrone che si alza e va via, allora vuol dire che comincia a essere insofferente e che l'ora d'aria sta per scadere. Però è bello qua, si sta bene. No, è un
posto con loro lì. Io ci starei ancora. Beh, non è mica un caso che ci giocasse la basket qui, insomma, ecco, era un tempio anche dello sport, per cui diciamo in qualche modo Marco lo ha così un po' riportato, lo ha riportato alle origini con questo libro, che è un libro veramente fondamentale, perché ricostruisce un pezzo di Bologna sia prima della guerra che nel dopoguerra. Ovviamente con il dopoguerra ci sono tutte, anche nello sport, le stesse difficoltà cioè si riflettono nello sport le stesse difficoltà della vita quotidiana. Ma la figura di quest'uomo che oggi attraverso questo libro qui esce un gigante dello sport e soprattutto secondo me esce un gigante della vita, perché davvero è un uomo che appena potuto con la madre vedova ha sistemato le cose e ha, credo, in questo enorme potere che avevano della stracchina Reggio Emilia, è riuscito a venderla con criteri ultramoderni, non a un solo acquirente, quindi diciamo così a prezzo di saldo, ma capitalizzando tutti i settori dell'attività che aveva e cercando l'imprenditore giusto che acquistasse appunto ogni singolo ramo di questa azienda. Poi è venuto a Bologna e ha cavalcato l'onda, appunto, come vi dicevo, non tanto della maglieria, della moda. Poi è riuscito a fare nel calcio quello che nella storia di tutto il calcio nessun presidente, appunto, non straricco, non oggi come oggi sarebbero gli sceicchi, lo comandano loro, ha vinto più di chiunque altro, più di chiunque altro. E se oggi il Bologna ha ancora una nobiltà calcistica in Europa, lo deve principalmente alla figura di Renato Dallara, che è un po' croce delizia di tutti quelli che lo hanno poi che sono venuti dopo, perché tutti dopo Marco hanno dovuto convivere con l'ombra di Dallara. È vero e ti dico questo, vorrei, vado in fondo anch'io, quindi prima di chiudere ho ringraziato anche nel libro tutti quelli che mi hanno dato dei contributi importanti, perché il libro è diviso così: la prima parte c'è Dallara che si racconta, nella seconda ci sono le testimonianze e poi c'è una bellissima parte iconografica dove quasi tutte le fotografie sono di Walter Braglieri, perché una l'ho fatta io, perché in via Boldrini, se voi girate da via Mendola, subito lì a destra c'è ancora la porta degli uffici dove le manopole, che non è manopole, per aprire c'è le maniglie, scusate, ogni tanto, e ho fatto un libro, però maniglie non mi veniva, c'è RD, cioè c'è ancora la porta originale e quindi l'abbiamo messa in fondo al libro. Però mi premeva anche tutta la famiglia, l'ho ringraziata, ma Stefano Dallara in particolare e Roberto Mugavero, il mio editore, mi hanno rincorso per questi 3 anni, perché ogni tanto uno dei due dice bisogna che lo facciamo sto libro, no? Però sai, hai presente John Belushi quando dice devo vedere la luce? Io finalmente gli ho telefonato e ho detto ho visto la luce, dice allora sbrigati che usciamo prima di Natale. Io non mi volto più dalla parte di Mugavero, perché tutte le volte che mi guardo lui ha quello sguardo che aveva con te quando... Perché gli devi fare un libro. Un libro bisogna che tutti devono fare. E io spero che tu lo faccia, onestamente. Comunque devo dire grazie anche a loro che mi hanno, come dire, pungolato in questo senso. Un ringraziamento anche a Orfeo per le letture di un grande... Lo volevamo con noi. Un grande attore. Non poteva rendere meglio gli attimi finali della vita di questo personaggio straordinario. Dallara, Renato sono io. Leggetelo perché è molto bello. Gli facciamo fare l'ultimo omaggio a Orfeo. Sì, l'ultima cosa. Perché, lo faccio io perché... ci tengo, era un amico di tutti noi.
Volendo il libro si compra a cofanetto con Gianfranco Civolani, Commendator Paradiso. Ora uno dei motivi per cui ho detto subito sì. Hai ragione. Perché andare in libreria insieme al CIV. Andare in libreria insieme al CIV è una grande cosa. Volevo dire che è una cosa, io non sono un critico letterario, sono solo un appassionato lettore. Per me è l'opera migliore che ha scritto Civolani. E noi vi lasciamo con le ultime tre righe di Commendator Paradiso che ci legge Orfeo. Sono proprio tre righe, ma è Civ che scrive il finale di quella bellissima opera. Un pomeriggio accecante, vampate e zaffate di calore, la gloria ritrovata. Dall'ara non c'era, ma c'era, dall'ara c'è. Buonanotte, Commendator Paradiso. Allora, chi volesse far firmare copia del libro si mette qui e l'autore, stai un po' più avanti.